Sono tornato a caccia di magazzini segreti e parte di questo l'avete già visto. Lui è Matteo e l'abbiamo già visto a Gambettola, in uno dei mercatini più grandi d'Italia. E come in tutti i magazzini segreti, qui è tutto in vendita. Bene Matteo, illustraci il tuo magazzino segreto che abbiamo già disposto qui per comodità di tempi, giusto? Sì, allora qui partiamo da un po' di carte singole. Ok. E quindi ci abbiamo un po' di tutto, sia di vecchio che giappo che nuovo. Altro che nuovo, esattamente. Okay. Quindi qui ci sono un po' di tutto. Qui abbiamo un po' di roba sealed di pacchetti degli ETB, c'è un po' di roba del 151. E tutto near mint parliamo? Qui quasi tutto near mint, a parte le carte un pochino più vecchiotte magari, che okay. C'è anche qualcosa di excellent good. Perfetto, e vabbè, qui ci sono altre, sì, ci sono altre carte. Sempre andiamo sempre su V, roba comunque esatto. Nuova, fino, attuale, fino, diciamo. Fino, sì, fino a XY Evoluzione con qualche bellissimo X sarà. E M. Che a Gambettola ci hai rivelato che ce l'avevi il box. Ce l'avevo il box, ma è andato venduto. È andato molto bene, molto sì, bene. Sì, sì. Allora, io direi, allora a sto punto, dato che vediamo tutti questi bei ETB, illustraci un po'. Allora, innanzitutto, qua davanti cosa abbiamo? Allora, qua abbiamo box 25esimo anniversario giapponese e cinese. E cinese, ok. E poi abbiamo lo Shiny V giapponese. Perfetto, ovviamente sealed, ovviamente sealed, sì, sealed. Sì, perfettamente sealed. E poi qui abbiamo un po' di ETB, Shining Fates, Hidden Fates, Pokémon Go, Vivid Voltage, Ossidiana, Zenith, vabbè, anche Lost Origin, Unbroken Bonds, un pochino più vecchiotto. E Hidden Fates hai detto che addirittura è la prima. La prima stampa. E poi direi di andare, le bustine magari ce le teniamo dopo, sì, illustraci sì, un beh, po' certo. Qui cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo ovviamente i pacchettini che include le 6 buste di espansione del 151. E qui abbiamo invece, sarebbe l'Evolving Skies in giapponese. Questo è un blister che è uscito in esclusiva in giapponese. Certo. E qui ci sono le, ovviamente le VMAX, queste qui che si vedono in sovraimpressione nella scatola. Tutte e quattro sono casuali, scusami? Tutte e quattro. Ah, tutte e quattro in un sono, pacchetto, sì, in un pacchetto, in questo pacchetto centrale. Ok, capito. Sì, esatto. Bellissimo, perfetto. E poi abbiamo le mini tin del 151 e tantissima perfettamente sealed roba gradata qua. Ecco, magari andiamo a vedere prima un boxettino gradato. Posso tirar fuori, far vai, vedere? Vai, vai. Ok, allora. Prendiamo questo, no. Magari se ha una storia, qualcosa, te diccelo di queste carte. Beh, allora, queste qui erano quasi tutte carte della mia collezione personale. Ah, okay, che io avevo dal, diciamo così, dal set base fino all'annata 2011, più o meno avevo tutti i set di tutte le espansioni. Ah, boia. ad un certo punto la mia vita cambia, mi sposo, devo prendere tutta una serie di cose. Il classico ovviamente. E quindi dopo ho iniziato a vendere parecchi set, mi sono tenuto le carte più belle che sapevo che più o meno potessero prendere, certo. 8, 9, 10, certo. E soprattutto appunto dei set un pochino gli ex, quindi il Celebi Gold Star era il mio. Questo lì, e metto questo rigirati. Celebi qui. Hanno un ordine? Sì, no, uguale, mettili come okay, vuoi, perfetto, non ti preoccupare. Scusami. E niente, dopo li ho mandati io direttamente a Beckett e li ho gradati io. Esatto. Ci sta. E quindi adesso sono lì. E come possiamo evincere dal prezzo, ricordiamo che sono tutte in vendita. E posso anche dire che adesso mi devo riaggiornare un pochino sui prezzi, però per esempio qui abbiamo i prezzi tutte evoluzioni. I prezzi sono buoni. No, sono ottimi. Te lo garantisco. Sono ottimi perché... Come anche questo. Ecco qui. Questi sono veramente buoni. Ed è in italiano, vero? No, questo è in inglese. In inglese. Ok. E io sono in italiano. Può servire in italiano magari scambiato tattico per quella carta che ho visto di prima? Allora, se vendo qui quello potrei pensare di tenerne uno poi in italiano e poter valutare qualche scambio. Bene, molto bene, perché ricordiamo che sto cercando il Gheratina V Alternative, ma non riesco a trovarlo. E comunque, ripartendo dai prezzi... Questo qui 1200 vabbè, sì, è per il trio. Ah, ok, tutte, sì, sì. Tutti e tre 1200. Sì, di promo, ci sì. sta, onestissimo. Quindi, bellissimi. Come prima, il prezzo è perfetto. E adesso abbiamo avuto una carrellata di gradate, ne abbiamo altre, ma prima magari spezziamo un pochino con sì. questa box segreta. Cosa ci sarà dentro? Ah, apriamo! Vediamo un po'.
Qui iniziamo ad andare su roba. No, allora, in realtà dall'inizio del video è roba interessante. Però quelli da 36 sono il clou della Pokémon Go. Assolutamente. Pokémon Company. Che cosa dici, Phoenix? Vai. Allora, qui abbiamo Darkness Ablaze, che sarebbe in italiano Fiamme Oscure. Fiamme Oscure. Yes. E c'ho il box da 36. E sono tutti perfettamente sealed. Questi sono tutti sealed, uh-huh. Vivid Voltage. Io li tengo soprattutto in inglese. Non so, cioè a me mi piace di più l'inglese. Confermo. E l'italiano ci ho sempre dato un po' di meno. No, anche perché tocca pensare alla rivendibilità. È molto, esatto, più facile in inglese, esatto, che in italiano. Lost Origin è qui. Infatti quando ne ho presi doppio. Direttamente doppi. Perfetto, dopo spacchettiamo. E la voglia di spacchettare è fortissima. Ci credo. Anche perché sarebbe fortissima. Posso interromperti un secondo e chiedere a voi lì che ci state guardando, trova l'intruso. Qual è il box intruso qui in mezzo? Commenta, lascia like, iscriviti al canale. Grazie mille per aver fatto tutto e continuiamo con queste fantastiche box da 36 box. Sono impappinato. Allora, mentre ci illustri il prossimo box, ricordiamo che qui è tutto in vendita, confermi? Confermo. Conferma assolutamente, e se volete ci scrivete a noi su Instagram e noi vi giriamo il suo contatto, ma probabilmente lo troverete anche nella descrizione, sul video e quant'altro. Comunque Matteo, questo magazzino segreto, come gli altri che abbiamo visitato, è pieno di sorprese, ma qui hai tantissimo sealed in confronto agli altri, ma tanto. Io sono un appassionato di sealed, devo essere sincero. Confermo assolutamente. E avresti dovuto vedere quando c'avevo anche tutti quelli che stavano qua di fianco. Fino al 2008-2009 ce li avevo tutti. Comunque però ti è rimasta ancora un sacco di roba. Sì, e sì. Qui aspettate, perché qui ci sono le vere bombe grosse. Lì abbiamo visto che abbiamo un po' di regno glaciale. Regno glaciale, astri lucenti. Esatto. E poi basta anche quello non si dice, chiudiamo. Andiamo a vedere quello che è più, penso, permettimi, della tua collezione, le bustine sealed. Questi sono in vendita anche questi, in realtà. Sì? Ok, già parti così. Immaginate cosa c'è dopo se è partito così. tanta ovviamente roba, tutti sealed, certo, con ovviamente i segni, le protezioni, e c'è qualche grinzina, qualcosa ovviamente dettati dal tempo. Allora, posso farti due domande su queste bustine che hai tirato fuori? Poi giuro non te ne chiedo più. Ok, vai. Ma prima edizione? No, prima edizione no, tutto al limited qua dentro. Tutto, ok. Sì, tutto al limited. Solo questo ti chiedo il prezzo di queste bustine qui, al singolo. Non me lo ricordo. Ok. Sì. Ok, passiamo alle prossime bustine, vediamo che cos'altro hai, solo che se sei partito così, come fai ad avere di più? Andrei in ordine, importanza. A questo punto, quindi va bene, abbiamo Fossil. Certo. Ah ok, tu l'hai messo in ordine di anno di uscita? Sì, più o meno sì. Perfetto, qui dentro capito. Più o meno li ho messi così. Ho capito. Cioè, quindi c'è Fossil. Anche il Fossil è Unlimited? Sì, anche il che Fossil è più difficile Unlimited. Da trovare in Unlimited, esatto, che in prima edizione. Sì, esatto, infatti ci sono un sacco di carte anche in prima edizione. Certo. L'Unlimited, io per assurdo, nella mia collezione l'Unlimited l'ho fatto dopo il prima edizione. Certo, perché di Fossil ha questa peculiarità che è molto più facile il prima edizione. Questo stiamo parlando di gym, ovviamente, molto belle anche queste, molto rare da trovare. Sì. E io non ci ho fatto caso, ma sono tutte in italiano? Allora, ovviamente il gym è solo in inglese. Certo, va bene. E sì, le altre sono in italiano, alcune sono in inglese, infatti questo è il pacchetto lungo. Ok, il long pack. E questo qui erano delle edicole in inglese. In inglese, perfetto. In inglese. Poi anche questi sono i long, perché ci sono sia i long che i short normali di pacchetti, vedi? Certo. C'è la differenza. E niente, in realtà quasi tutto in inglese, come sempre. Quasi tutto in inglese. Nel senso, ci sto. Io appunto prediligendo l'inglese. Perché torniamo sempre al punto discorso, di prima, che esatto, la vendibilità è molto superiore in inglese. Assolutamente sì. Cioè, oddio, in realtà di prezzo ci guadagni di meno, è vero. Sì, ma è più facile venderlo. Sì, esatto. Poi cosa abbiamo dopo Fossil? C'è dopo il Neo, ovviamente. Il Neo. Mamma mia.
Che belle. Queste, pensare che anni e anni fa le trovavi in edicola. Quante ne ho spacchettate di queste qui? Ne ho aperte anche di queste qui. Mamma mia, mamma mia. Te pensa che l'ultimo, quando ho ricominciato a collezionare io, che era il 2015, poi dopo scoppiò tutto con Pokémon Go. Sì. Che quelli della mia età ricominciarono a giocare, tirarono fuori il Game Boy, le carte, eccetera, eccetera. È stato tutto un bordello in quegli anni lì. E mi ritrovai insieme al Game Boy e tutti i giochi, anche tutti gli ultimi pacchetti che io aprì di Pokémon. Ok. Di queste edizioni qui, ovviamente senza le carte dentro. Quindi i primi ma anni 2000. Avevo i pacchetti rotti di Aquapolis, Skyride, e me li ritrovai tutti lì. Tanta roba, wow. Belli veramente tanto, ma comunque in generale i pacchetti di allora erano veramente belli. Cioè, queste cose qui sono... Ma voi vogliamo parlare degli app che mettevano sui pacchetti? Sì, no, erano stupendi. Allucinanti. Adesso invece, se vai a vedere gli artwork degli ultimi pacchetti, sembrano roba che hanno fatto fake, cioè non sembrano originali, no? Sì, è vero. Bruttissimi, è vero. Poi anche questi. Mamma mia. E ricordiamo che in questo magazzino segreto anche queste bustine si vendono, ovviamente. Hanno il loro prezzo, però Matteo ve lo dirà poi se ci contattate, ovviamente, se vi interessano. Mamma mia. Questo è il magazzino segreto del Sealed, proprio. Intitoliamolo così. Il magazzino segreto del Sealed. Questo è bellissimo. E poi iniziamo a andare... Te le invidio veramente tanto. Sulla roba grossa. Roba tanto grossa e tanto costosa. Tanto importante, più che altro. Bellissimo. Qui... Di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di Legendary Collection, ragazzi. Questi qui sono... Dai, questi sono... cioè, qualcosa di incredibile anche a livello di artwork. Introvabili, cioè, praticamente. Questi sono veramente anche difficili da trovare. Sì, molto, molto difficili. Questi qui li presi in tempi non sospetti da un venditore molto grosso olandese. Addirittura? Sì, questi qui sì. Però di che anno stiamo parlando? 2016. Ah, comunque praticamente, dai, sì, diciamo recente. Sì, recente, ma comunque in quegli anni lì il Sealed non andava, sì. Cioè non era considerato tantissimo. Ma anche perché Pokémon non aveva rifatto l'exploit come l'aveva fatto anni precedenti, che si era un po' fermato come in questo momento, solo che adesso il collezionismo è arrivato a livelli veramente alti. All'epoca chi se lo sognava di tenersi la bustina chiusa? Infatti, assolutamente sì. Tanta roba, e io direi di dedicare gli ultimi due minuti del video su giusto due robettine tue, ti va? Sì. Due magari gradate o due carte che ti piacciono da impazzire, da tenere lì. Però ragazzi, vi ricordo che questa piccolissima parte della collezione di Matteo è l'unica parte non in vendita, e se voi lasciate almeno 200 like sotto questo video, magari possiamo fare la sua collezione intera Pokémon. E commentate con "vogliamo la sua collezione intera Pokémon". Allora, le carte sono queste qui. Matteo, illustriamole. Cosa dici? Vai. Qui abbiamo la mia vita, letteralmente. La carta che farei i salti mortali per avere, ma nessuno me la vuole scambiare o vendere. Abbiamo il Giratina V Alternative Art di origine perduta. Se qualcuno lo vuol vendere o scambiare, mi contatti su Instagram, Telegram, dove volete. Io sono sempre disposto per lui. Ovviamente mi va bene anche in italiano e in inglese. Comunque bellissima, ti prego scambiamela. Ti scongiuro. Ho fatto fatica a prenderla anch'io, anche perché come te mi scocciava spendere tantissimo per sbustare della gran roba. Che poi non basta, perché che io poi ho non basta, appunto, sette box ho comprato. Poi non basta, alla fine ho detto no, lo prendo direttamente, lo cerco bello centratino e me lo metto lì. Certo, che per essere un italiano, ragazzi, cioè è veramente centrata per essere italiana, È quasi da 10 secondo me per la centratura, si intende. Poi abbiamo, vabbè, questo lo conosciamo, è il must dei Pokémon praticamente. Questo è il set base 2. Sì. Questo è il set base 2. Poi abbiamo, questa è tanta roba, è veramente difficile da reperire, un Pikachu Gold Star. Tanta 9, roba. 9 non ce ne sono tantissimi. In italiano? In italiano. In italiano. Quindi sì, è in veramente... Italiano. E anche questa era parte della mia collezione. Una bellissima carta, un gran voto e un gran valore soprattutto. E chiudiamo con l'ultima carta di questo video, che è... Il Charizardone X.
Mamma mia, anche del questa. Set Rosso Fuoco Verde Foglia del 2004. Mi pare 4, 3 o 4. Sì. Ok. Del 2004 e questa qui anche gliel'ho mandata, che era la mia. Che era sempre tua, sempre sì. Presa in quegli anni lì, sempre è 9 preso, e mezzo. E ha preso 9 e mezzo ed è una gran soddisfazione. Tanta perché roba. Non ce ne sono più di 5, ce ne sono 5. Ce ne sono veramente pochissime. Ce ne sono 5 nel mondo e quindi vabbè in Italia, in perché Italia, se è, in certo, è in italiano, è italiano e certo. Quindi in Italia ce ne sono 5, a meno che non l'abbia mandato a guardare qualcuno adesso, certo, e quindi vabbè, ce ne sono 6. Per carità. Il 10 non esiste. Comunque non è facile da trovare. Il 10 non esiste da quello che so io e quindi è sicuramente una carta notevole. Importante, importante. Quindi vi ricordiamo che qui in questo magazzino segreto è tutto in vendita, tranne le ultime carte che avete visto, queste della sua collezione personale. E ci vediamo in un prossimo video. Lascia like, commenta e ciao, Hooks!